A noi interessa che la giustizia funzioni, che gli investitori investano in Italia e investano in Puglia, che i processi siano più celeri, che i vuoti degli organici siano colmati. Incontro proficuo e concreto, commenta così Carlo Nordio, il tavolo a porte chiuse lungo 4 ore che ha avuto con i vertici del Tribunale della Corte d'Appello di Bari. Il primo tra i problemi che assicura di voler affrontare è quello della carenza d'organico. Il Ministero è assolutamente sensibile alla priorità del colmare i vuoti e soprattutto dei ranghi amministrativi, perché senza i collaboratori dei magistrati la giustizia si ferma. Allo stesso tempo stiamo cercando di comprendere come si possano rimodulare le risorse che ci vengono dal PNR in modo da poter assumere più personale e migliorare quella che è la condizione dell'amministrazione della giustizia qui. Accanto al problema organico anche altre questioni, come spiegato dal procuratore capo Roberto Rossi. I problemi del personale, i problemi dell'organizzazione in relazione all'ufficio del processo e dell'informatizzazione. A seguire la cerimonia di intitolazione dell'aula della prima sezione penale della Corte d'Appello all'avvocato Eustachio Sisto, penalista scomparso 10 anni fa, padre del vice ministro Francesco Paolo Sisto. Il tour del guardasigilli si conclude nelle 2 torri che ospitano gli uffici giudiziari in via Dioguardi. All'esterno, una rappresentanza del coordinamento di cittadini, associazioni e comitati territoriali per la salvaguardia dell'ambiente. Dicono no al Parco della Giustizia. Tutta quell'area è verde di quartiere, non si può edificare. Qualora i giudici amministrativi ai quali ci siamo rivolti dovessero darci ragione, a questo punto tutti questi soldi pubblici che sono stati spesi di progettazione, eccetera, milioni di euro, che fine farebbero? Rimarrebbero nei cassetti dei progettisti, per cui significherà aver sperperato denaro pubblico. E in quell'area dovrebbero arrivare 3-4 mila macchine al giorno. L'alternativa. Le alternative sono tante, purché non si consuma suolo e purché non si cementifica. Per esempio il villaggio della giustizia nell'area della San Paolo Stanici.